Io l'ho conosciuto, cioè, veramente bene per tanti anni. In certi periodi della nostra vita ci frequentavamo più tra di noi che con le nostre famiglie, perché l'attività era intensa. Lui è stato con me sia quando ero in provincia che poi in comune, e avevamo tanti valori in comune, anche tanti ricordi e tante idee che condividevamo. Io vorrei ricordare, prima ancora dell'aspetto politico, del geopolitico, vorrei ricordare l'aspetto, le caratteristiche umane di questa figura. Io non riesco a raffigurarmi in altro modo che come un ragazzo, perché poi alla fine, anche se gli anni passano, ci ricordiamo soprattutto degli anni della migliore gioventù. E Dio era capace di portare serenità anche nei momenti di maggiore difficoltà, sia a livello locale che a livello internazionale. Cioè, quando, non so, mi ricordo l'11 settembre, cioè la capacità, con un sorriso, con una battuta. Era una di quelle persone rare, devo dire rare, che hanno una gioiosità interna e che riescono a trasmettere agli altri. E poi, contemporaneamente, oltre a questa qualità molto particolare e molto importante, a mio avviso, c'era in lui, oltre a questa serenità, la capacità di portare la serenità agli altri, c'era in lui una voglia di provarsi coi problemi, di inventare, diciamo, una creatività. Poi magari non sempre riusciva a trovare, non sempre riuscivamo a trovare le soluzioni giuste ai problemi, però ci provava sempre. Quindi questa caratteristica di provarsi sempre, di misurarsi sempre con le cose, con le difficoltà, con una notevole inventiva. E naturalmente, quando a livello nazionale è nato l'Ulivo, cioè questo è sembrato per lui, e poi alle origini del PD, questo è sembrato per lui l'occasione giusta anche per dimostrare quelli in cui credeva, attualizzando quelli in cui credeva. Quindi io credo che oggi io perdo un grande amico, una bella figura, ma credo che la collettività cremonese abbia perso una persona importante, magari non così nota come altri, ma veramente cara a moltissimi e capace di dare tanto a tutti coloro con cui veniva a contatto. Abbiamo parlato del suo impegno politico, è sempre stato molto presente anche in questo. Sì, è sempre stato molto presente, prima attraverso la vicenda del Partito Comunista, poi dei DS, PDS, poi alla fine soprattutto però con l'Ulivo e con il Partito Democratico delle origini. La sua militanza addirittura c'è stata un periodo della sua vita, negli anni 70, che faceva il funzionario del Partito Comunista nella zona di Soresina, Pizzichettone, in quell'area lì, e anche lì ha lasciato un bel ricordo di sé. Molti ancora si ricordano di Deo in queste cittadine, Soresina, Pizzichettone, anche sempre lì per la sua capacità di affrontare i problemi e di dare una parola rassicurante e serena per tutti. Poi dopo, con l'evoluzione politica e soprattutto, ripeto, con l'Ulivo, con la formazione dell'Ulivo, ha dato tantissimo all'Ulivo anche a livello nazionale, non solo a livello locale, perché partecipava agli avvenimenti e alle riunioni a livello nazionale, e poi la delusione, certo, come tutti anche, ma le delusioni Deo le sapeva vivere, per esempio, sicuramente meglio di me, le sapeva metabolizzare, e quindi andava avanti, perché di delusioni ce ne sono state tante, anche in tempi più recenti. E quindi, ecco, a questa forza che io gli invidiavo, di potere anche per quanto riguarda le questioni politiche cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo in tante occasioni, e comunque sottolineare la necessità che bisognava andare avanti e cercare di affrontare i problemi per quelli che erano. E questo è anche una grande qualità, una grande capacità.